io dovrei dire bentornata io nel mio canale, visto il periodo di assenza. Molti di voi mi hanno scritto per sapere che fine avessi fatto, ho avuto molti messaggi, sono molto contenta di questo e anzi ne approfitto per salutarvi. Ma purtroppo la vita è fatta di alti e bassi e io sono una persona molto poco costante. Quando qualcosa non va bene dentro di me, fuori è il caos, è il macello più completo. E il canale rispecchia pienamente il mio carattere. Ma lasciamo perdere questi discorsi noiosi, che non è il caso di approfondire, e parliamo delle cose più interessanti che ci fanno stare meglio, cioè libri. In questi ultimi mesi, complice anche l'assenza di internet, grazie a una tempestiva Vodafone, ho avuto modo di leggere più del solito e di reperire piccoli gioiellini di cui vado a parlarvi in questo video. La prima lettura di cui vi parlo è Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut, libro che volevo leggere da tantissimo tempo e del quale effettivamente non avevo capito niente. È uno di quei libri di cui ti immagini la storia, ma in realtà poi vai a leggere e scopri che si tratta di tutt'altro. Diciamo che è un romanzo di fantascienza, ecco, mettiamo le basi. O meno, si presenta come tale, stando alla quarta di copertina. Ma non è soltanto fantascienza. La fantascienza, secondo me, è più uno strumento che questo scrittore ha voluto utilizzare per raccontare un periodo della sua vita piuttosto pesante e difficile da gestire, che è quello appunto del bombardamento di Dresda verso la parte finale della Seconda Guerra Mondiale. La città viene chiaramente bombardata da un raid aereo, completamente distrutta nel giro di pochissimo tempo, di una giornata, e appunto lo scrittore stesso si trovava proprio lì in quel momento. Il titolo di questo testo fa riferimento proprio al luogo in cui si trovava un mattatoio, quindi un posto dove si ammazzano gli animali, basilarmente, che per sua costituzione praticamente gli ha salvato la vita. Questa è la spiegazione molto rapida del titolo. Il romanzo è molto breve ma molto intenso ed è la storia di questo personaggio, Bill Pilgrim, una specie di alter ego dello scrittore, se vogliamo, che rivive un po' tutta la sua vicenda di vita in una maniera molto particolare, in quanto a un certo punto scopre di essere in grado di saltare da un punto all'altro del tempo, e qui abbiamo l'elemento fantascientifico di cui vi dicevo precedentemente, di saltare da un punto all'altro del tempo e di vedere le varie fasi della sua vita. Come spiegarvelo? Se avete visto il film Arrival, che di recente è stato al cinema, se non l'avete visto recuperatelo perché è meraviglioso, mi ricorda un po' questo stile di percezione del tempo dal punto di vista fantascientifico, ovvero la capacità per il protagonista di un'eventuale storia di poter vivere la propria storia di vita nei diversi punti del proprio percorso, quindi l'inizio, la fine, il centro, e chiaramente nel romanzo le sue vicende di vita sono raccontate come dei tasselli, in maniera molto accostati tra di loro, quindi in maniera, se vogliamo, random, e girano chiaramente attorno alla vicenda principale, che è quella della guerra, che secondo me era proprio è proprio dichiarato dall'autore stesso all'inizio in prefazione, è stato il suo modo per potersi liberare i ricordi di quel momento infausto a Dresda, costruendo appunto una trama di tipo fantascientifico, che lascia molto da pensare a chiaramente un sottotesto filosofico pesantissimo, non lo si direbbe mai vista la mole abbastanza ridotta del testo, sono a malapena 170 pagine di romanzo, quindi leggibilissimo in due sere. Quindi in definitiva Vonnegut accosta filosofia e fantascienza in un'analisi mai troppo pesante, anzi spesso un po' malinconico, tra il malinconico e il ridicolo ironico, ecco, accosta questi due grandi filoni della letteratura per crearne un piccolo capolavoro che, devo dire, mi ha sorpreso, perché per quanto sapessi che è un romanzo molto famoso e che, insomma, una pietra miliare della fantascienza, ho scoperto che si tratta ben più di fantascienza ed è per questo che appunto poi diventa un classico, per consegnare un messaggio in cui tutti ci possiamo rivedere. Quello che fa parte del nostro percorso di vita, le scelte di un uomo che in qualche modo si ripercuotono nel futuro e ci mostrano come le nostre scelte nel passato hanno sempre delle conseguenze, hanno sempre del rilievo, delle risonanze che poi si trovano appunto nel futuro. Altro libro che in questo periodo mi ha sconvolta particolarmente, non in positivo, ma devo parlarvene proprio per questo, è La Sonata Kreutzer di Tolstoi. Ora, sapete che io amo i romanzi russi, gli scrittori russi, che ne parlerei per ore, ma di recente mi sono resa conto che io detesto Tolstoi. Ora,
Non perché lui non sia un gran romanziere, questo non mi permetterei mai di dirlo, è un grandissimo romanziere, resterà tale, anche quando io non ci sarò più, lui sarà ricordato nella storia della letteratura russa. Però è insopportabile, io sto cominciando a detestarlo. Questa è la terza opera che leggo di questo scrittore. Avevo letto Anna Karenina e Guerra e Pace. In Anna Karenina il trattamento che viene destinato a quella povera donna è terribile. E va bene che si tratta di un'altra epoca, va bene che oggi sarebbe diverso, la vita di Anna Karenina sarebbe diversa rispetto a quella di allora, però d'accordo, il trattamento che lo scrittore fa di quella povera donna è terrificante. Guerra e Pace, diciamo che si era più salvato da questo punto di vista perché punta molto di più alle vicende storiche, quello mi era piaciuto. E quindi poi sono approdata a questo romanzo, anzi un racconto più che un romanzo, e veramente volevo defenestrarlo, perché lo detesto. Detesto la sua concezione del matrimonio, detesto il suo maschilismo, il maschilismo potente che mette nelle sue opere. I suoi protagonisti sono sempre gli uomini, nella fattispecie, chiaramente, sono profondamente maschilisti. E questo non ci stupisce se andiamo a leggere la biografia di Tolstoi, che a quanto pare aveva un matrimonio terribile, brutto rapporto con la moglie. Ok, ci sta che uno scrittore chiaramente metta nelle sue opere ciò che ha vissuto, non sarebbe una novità, però a me queste cose che ho vissuto non piacciono. Non mi piace assolutamente la sua visione, ecco, della donna. È questo che mi infastidisce. Per quanto mi riguarda, fa calare di molto l'interesse per le sue opere. Adesso sto affrontando Resurrezione. Già ho capito dove stiamo andando a parare, anche lì ribadisco questo concetto, comunque poi eventualmente ve ne parlerò a romanzo finito. Concludo la trattazione di questo racconto per dirvi appunto che la storia di quest'uomo di nome Poznicev, che si trova su un treno e si trova a raccontare la storia del suo matrimonio fallito in maniera piuttosto tragica, agli ignari passeggeri che si trovano con lui in carrozza e che in realtà lo sanno perfettamente chi sia lui, perché lui è praticamente il protagonista di una vicenda di cronaca nera che ha sconvolto la loro città. E qui, se avete intenzione di leggerlo, passate tramite la scheda dei minuti qui sotto in infobox al prossimo libro, perché ho assolutamente bisogno di fare uno spoiler per poter parlare al 100% della trama di questo romanzo. Bene, la vicenda è la seguente: il Podnicev ammazza Lisa per gelosia, perché la donna lo tradisce con un violinista di nome Trukhachevsky. Il punto non è il tradimento di per sé, perché per come la vicenda matrimoniale viene raccontata, se ne deriva che quest'uomo, Poznicev, era insopportabile, cosa che non giustificherebbe chiaramente il tradimento, quanto però nemmeno l'assassinio che quest'uomo compie nei confronti della moglie. E in un periodo in cui, in un periodo quello contemporaneo, quello che stiamo vivendo, di cronaca, in cui storie di femminicidio ce ne sono a valanga, di mariti che ammazzano le mogli perché per gelosia, per possesso, per qualsiasi tipo di motivazione possibile, immaginabile, concepibile dalla mente umana, questo romanzo risulta veramente crudo e cattivo. Letto adesso ha come dire, una risonanza per me davvero agghiacciante, anche perché considerate che il protagonista, per le leggi vigenti all'epoca del romanzo, non viene condannato perché si trattava di un delitto d'onore, cosa che adesso è impensabile, ovviamente. A maggior ragione è sopraggiunto un articolo del giornale, di un giornale, a confermarmi esattamente quello che pensavo di questo romanzo. E voglio appunto mostrarvi e leggervi brevemente il trafiletto di questo articolo, che ho tratto dalla lettura del 5 marzo, di domenica 5 marzo, il quale afferisce ciò. È la scoperta che sconvolge il protagonista del romanzo La sonata a Kreutzer di Tolstoi, appunto come vi ho detto il tradimento. In un impeto di gelosia ha pugnalato la moglie e ora di notte, su un treno che corre nella campagna russa, sente l'urgenza di confessarsi a viaggiatori sconosciuti. Il moralismo paranoide del suo racconto si squarcia all'improvviso in una rivelazione tremenda. In piedi accanto al letto di morte della moglie, l'ha guardata tutta livida e tumefatta, perché l'ha picchiata, dopo averla, prima di pugnalarla, e per la prima volta l'ha vista come un essere umano. Non avrà nemmeno il sollievo di una condanna, è stato un delitto d'onore. Ma l'intuizione accecante dell'umanità di lei, dell'inconsistenza di quel diritto sulla sua vita che la società degli uomini implicitamente gli aveva concesso, è più tremenda di qualsiasi pentimento, e arriva quando è troppo tardi. Quindi, giusto o sbagliato che sia parlare di queste tematiche, certo, chiaramente è sempre giusto parlare di qualsiasi tematica riguardi l'uomo, tuttavia a me questo romanzo non. Cioè, questo racconto non è minimamente piaciuto, l'ho trovato disturbante. Mi ha veramente dato fastidio leggere
il procedimento in base al quale l'uomo passa dal momento di odio e di crisi matrimoniale alla gelosia che poi lo spinge a uccidere. È così reale il modo in cui era trattato questa materia che è difficile non pensare che lo scrittore non abbia davvero pensato a farlo. È davvero molto molto reale e quindi mi fa paura. E per quanto le cose torbide e oscure e sanguinolente e insomma i dissidi familiari, relazionali mi piacciono tanto, leggere questo romanzo mi ha veramente scossa perché sento che c'è un gran fondo di verità in questo racconto. E quindi va benissimo leggerlo perché è molto importante, è molto famoso come classico, però mi ha messo un'angoscia che non vi dico, quindi insomma non lo descriverei come uno dei racconti o romanzi russi che ho letto, tra i miei preferiti, ecco. Veniamo a noi con un libro che invece mi sento di consigliare caldamente a tutti perché mi è piaciuto tantissimo. L'ho letto mentre ero in viaggio e mi ha affascinata, ce l'avevo lì da molto tempo e finalmente ho avuto modo di completare la lettura, di Katia Petrovskaja, Forse Esther, edito dalla Delphi. Katia Petrovskaja è una scrittrice nonché giornalista che è nata a Kiev, si è poi laureata in lettere a Mosca e ha preso a scrivere sui giornali. Questa sua opera è stata scritta in tedesco, che a quanto mi pare di capire, chiaramente non è la sua prima lingua, credo che il russo lo sia. Questa ragazza, questa donna, questa scrittrice, ha fatto un lavoro estenuante e dilaniante dal punto di vista psicologico di raccolta delle vicissitudini del suo albero genealogico, che affondano le loro radici nella cultura ebraica, in quella ucraina, in quella russa e in parte in quella tedesca. La sua famiglia, quindi le persone che facevano parte della sua famiglia, erano tantissime, tant'è che questo albero genealogico è veramente pieno di rami, pieno di foglie, di frutti, e per tirare su questo lavoro basilarmente di biografia della sua famiglia, ci ha messo moltissimo tempo. Ha viaggiato per Kiev, per Varsavia, San Pietroburgo, per Mosca, e in tutta quella zona, diciamo, che è considerata la vecchia Europa, che fu devastata durante la Seconda Guerra Mondiale. E, come potete ben immaginare, molte delle sue ricerche di informazione riguardante i suoi parenti, quindi nonni, zii, cugini, eccetera, eccetera, sono andati a parare purtroppo in campi di concentramento e nei relativi musei costruiti nelle vicinanze degli ex campi di concentramento, degli ex gulag, chiaramente le fosse comuni, insomma, tutte queste zone che all'epoca rappresentavano purtroppo lo stadio finale della vita di milioni di persone, e che attualmente sono presidi di musei, se non addirittura di città ricostruite dal nulla, sono praticamente il teatro di questa sua ricerca. Quindi la Petrovskaja si mette in viaggio, ogni città trova informazioni sui suoi antenati. Il titolo, Forse Esther, deriva da un'affermazione fatta dal padre della scrittrice, il quale addirittura, considerata la particolarità e la commistione di lingue, di storia, di culture che ci sono state nella sua famiglia, tra l'ebraico, il russo, l'ucraino, la lingua yiddish piuttosto che il tedesco, addirittura il padre non riusciva a ricordarsi il nome di sua nonna, e quindi, appunto, durante un dialogo di cui si parla nel romanzo, il padre dice: sì, credo si chiamasse Esther, forse Esther, a riprova di un passato, e secondo me il titolo in questo è geniale, riprova dell'esistenza di un passato importantissimo nella vita di questa scrittrice, come di tutte le persone che appunto, diciamo, che vivono tuttora e che hanno avuto parenti vissuti in quell'epoca storica, che man mano si perde, quindi un passato che tende a scomparire, un passato che ci lascia colmo di incertezze. E laddove la scrittrice riesce a trovare informazioni di persone morte sulle lapidi, su documenti che sono stati caricati online, e quindi, se vogliamo, informazioni veramente molto scarne, che non dicono nulla della persona, no? Sono soltanto freddi numeri, numeri di morte, basilarmente. La scrittrice riesce a ricostruire la storia della sua Bibbia, del suo albero genealogico, anche in base alle sue memorie delle persone che riuscì a conoscere, o di quelle di cui si parlava appunto all'epoca in famiglia quando lei era bambina, perché chiaramente nella famiglia, quando lei era bimba, si parlava dei personaggi, dei nonni, dei trisnonni, delle persone, dei loro avi, delle persone che gli avevano dato il cognome. E quindi ovviamente lei tramanda tutti questi ricordi, facendo di questa operazione letteraria uno splendido affresco, una testimonianza di un intero periodo storico e davvero di un'intera ramificazione culturale, il cui scopo è praticamente quello di non dimenticare. Parliamo di giornata della memoria, devo dire che questo libro è in assoluto la testimonianza più che io abbia mai letto, più forte di come la memoria sia importante da
da far rivivere, da ricordare, da non dimenticare, da non far scomparire. E a tal proposito volevo leggervi due passaggi molto interessanti per darvi prova del fatto che, a dispetto dell'argomento, che sembra essere difficile o pesante, ma non lo è per nulla, perché la scrittrice è davvero abile, ha un talento narrativo eccellente, vi leggo due passaggi che mi hanno colpito particolarmente. Come vi ho detto, la scrittrice si muove in viaggio verso le varie città alla ricerca di dati e informazioni e si trova a questo punto a Varsavia. Ecco cosa dice di Varsavia. Da turisti bisogna decidere alla luce di quale catastrofe mettere piede in questa città, se farlo muovendo dall'insurrezione di Varsavia oppure dal ghetto, come fossero esistite due Varsavia, e non pochi ritengono che ce ne siano state davvero due, separate dal tempo e dallo spazio. Nello Stare Miasto, la città vecchia, le case portano lapidi, come i veterani di guerra le loro medaglie. Le lapidi sono dedicate all'insurrezione di Varsavia, e sono così numerose che potrebbero sorreggere non solo gli edifici del centro, ma anche l'intero popolo polacco. Prima della guerra a Varsavia si credeva, si mangiava e si parlava alla maniera ebraica, diversamente che nella Kiev della mia infanzia. Ora le tracce di questa vita sembrano corpi estranei. Nel 1939, all'inizio del conflitto, Varsavia aveva 1 milione di abitanti, il 39% dei quali erano ebrei. Ogni volta rimango stupita che gli autori di un massacro e coloro che lo commemorano sappiano sempre esattamente come si conta. Quel 39 cambiava tutto ai miei occhi. Con il 39% non si tratta più di noi degli altri, bensì di te e del tuo vicino. Pensavo, di una persona ogni due o tre, di te e di me, nel 39, il 39%. Ecco, questa credo che sia una riflessione fondamentale da fare anche e soprattutto nel periodo storico che stiamo vivendo e in quello che ci stiamo preparando a vivere, che dove credo che un certo tipo di riflessione sia per essere dimenticata, proprio alla maniera di forse Esther. Come si dovrebbe commemorare questa metà di Varsavia? E come si può ancora vivere qui? Se per ogni individuo si inserisse nel marciapiede una pietra d'inciampo a ricordo delle vittime, come hanno fatto a Berlino, il lastrico dei vicoli e delle strade sarebbe qui un'unica sequela di piastre dorate. Gli uomini e gli altri uomini, le vittime e le altre vittime, c'erano sempre degli altri, non importa da dove venissero, polacchi ed ebrei, ebrei e polacchi, e se erano morti a Ketin, potevano essere polacchi, ma le loro mogli e i loro figli continuavano a essere ebrei e a vivere nel ghetto. L'altro pezzo che voglio leggermi invece riguarda proprio la descrizione del percorso di vita fatto da una delle sue parenti, quindi questa è una ricostruzione che ne fa la Petrovskaya, e in questo caso si parla di Mira. Si dice che esiste un miscuglio di volontà di vivere, casualità e fortuna, ma quali sarebbero le rispettive proporzioni? Mira non è una donna esacerbata, il suo animo non è spezzato. Si è sposata, ha avuto due figli, ha lavorato e insegnato. Sostiene che il merito va tutto a un piccolo gavettino che lei doveva portare in salvo. Lo avevo promesso a mio padre, disse. Passando per diversi lager, nei quali non si riusciva a nascondere nemmeno uno spillo, lei era riuscita a conservare quel gavettino con le fotografie e i documenti di famiglia. E fu con tutto questo che più tardi illustrò i suoi libri. Alla fine non è stata lei a salvare il gavettino, ma è stato il gavettino a salvare lei. Un ghetto, 5 lager e una marcia della morte. Quante altre volte avrebbe potuto morire? Cioè, immaginate una persona che ne ha sopravvissuto 5 lager. Quando il ghetto di Varsavia non era ancora stato chiuso, ma gli ebrei dovevano già portare una fascia al braccio con la stella di David, lei si era tolta la fascia e aveva preso il treno che la conduceva lontano da Varsavia. Il treno fu controllato più volte, ma nessuno le chiese i documenti. Se gliele avessero chiesti sarebbe stata morte sicura. Nel ghetto di Tommaso Mazowiecki lasciò l'ospedale prima di essere dimessa, caparbia com'era, e poco dopo tutti i malati e tutti i medici vennero uccisi. Poi ebbe la fortuna di essere trasferita temporaneamente in un campo di lavoro, e non subito a Treblinka. La Treblinka sarebbe morta nel giro di 10 minuti. «Via gli occhiali», le sussurrò qualcuno ad Auschwitz, quando tutti i miopi venivano spediti nelle camere a gas. Poi si fece passare per dattilografa, pur non avendo mai scritto a macchina in vita sua. Nel lager di Hindenburg, un campo satellite di Auschwitz, sopravvisse al tifo. Alcuni amici adibiti alle cucine si preoccuparono di farle avere porzioni supplementari di cibo. Quando era esaurita e malata, i controllori dell'SS trascrissero il suo nome sul registro. Tutti sapevano cosa significava, ma nessuno venne a prenderla, perché il comandante del lager, Adolf Taube, quello che chiamavano l'angelo della morte, tenne nascosto il caso, così almeno pensava lei. Sopravvisse perfino a una marcia della morte di 10 giorni, 30 gradi sotto zero e senza mangiare. E anche se non fossero stati proprio 10 giorni e proprio 30 gradi, che cosa cambierebbe? Un veterano delle SS le aveva regalato i suoi stivali di riserva. A Hindenburg i prigionieri recitavano teatro e lei declamò il re degli elfi. Mira e Imre Kerses furono forse gli unici che osarono ancora menzionare, verso la fine della guerra, la poesia di Goethe sulla morte di un bambino.
Quindi questo libro si prospetta come un affresco vivido della storia della nostra vecchia Europa, quella della Seconda Guerra Mondiale, che racconta di vicende insospettabili, che se non ci fossero libri come questi andrebbero prontamente dimenticate, perché qui non parliamo di soldati, di generali, di comandanti e di capi, parliamo di persone comuni e di quelle che sono state le loro vite, i loro percorsi di vite, spesso naufragati tragicamente, spesso invece miracolosamente sfuggiti alla morte, come quello della donna che vi ho letto, appunto, di Mira. È per questo che vi consiglio caldamente l'acquisto e la lettura di questo romanzo, perché questa storia non va dimenticata e il lavoro di questa scrittrice va ampiamente premiato. La prossima lettura di cui vi parlo è una raccolta di racconti molto particolare, Pier Giorgio Paterlini, Ragazzi che amano ragazzi. Questo è uno dei libri che si inserisce nel filone LGBT, che appunto mi è stato detto, ho letto in alcuni commenti che volevate sapere altri titoli. Ecco, questo è uno di quelli. È molto vecchio come libro, l'ho trovato appunto nell'usato, e infatti Pier Giorgio Paterlini, scrittore e giornalista, raccoglie qui racconti molto brevi e molto intensi di storie di vita di giovani ragazzi che si trovano alle prese con la scoperta della loro omosessualità. E la cosa più sconvolgente di questi racconti è che tutto accade in epoca pre-internet, quindi tutti i ragazzi di questi racconti non hanno il telefono, non hanno internet, non hanno chat, non possono avere Facebook, forum, nessun tipo di canale social che potesse consentire loro di confrontarsi nel momento più importante della loro vita, cioè la scoperta della loro sessualità. E quindi sono basilarmente racconti di grande solitudine, in cui le prime esperienze della maggior parte di questi ragazzi sono piuttosto tragiche, drammatiche, risicate, vissute in ambienti piuttosto torbidi, in condizioni che probabilmente oggi si farebbe più fatica ad accettare, anche perché considerate che, dato l'argomento, appunto, l'omosessualità, all'epoca era molto più difficile di oggi parlare. Non che oggi sia diventato semplice, però per gli omosessuali, insomma, non è mai facile rivelarsi in una società, almeno come quella odierna italiana, dove questo problema questo è ancora visto come un problema. E ancor più lo era nei racconti di quest'epoca, che appunto secondo me vagano fra gli anni 80 e gli anni 90, ecco, siamo intorno a quelle date lì. Quindi personaggi di diversa estrazione culturale, di diverso linguaggio, di diverse zone d'Italia, si raccontano a Paterlini, che appunto li ha intervistati, alcuni in maniera anonima, altri no, e ne emerge una malinconia, una tristezza di fondo per questa condizione, che si spera possa eventualmente esaurirsi col passare delle generazioni. Eppure, nonostante tutto, la scoperta dell'omosessualità da parte di questi ragazzi arriva, e arriva in maniera preponderante nella loro esistenza, proprio con la capacità di rischiare di rivelarsi anche in posti, in luoghi magari non esattamente legali o particolarmente sicuri dal punto di vista legale, ecco. E tutta questa vicenda vissuta all'insegna del rischio e della voglia di comunque vivere la propria vita, la propria passione, come giusto che sia, mi affascina, mi ha affascinato in questi racconti. Quindi non so se lo trovate. Ve lo consiglio. Altro libro fantastico che vi sento di consigliare è La città dei ladri di David Benioff. David Benioff è uno scrittore abbastanza sottovalutato, ha scritto La 25esima ora, che non ho letto, e poi si è dato praticamente alle sceneggiature di film. Non ho ben capito quale sia il fulcro delle sue narrazioni, perché credo che questo sia un romanzo molto diverso rispetto al precedente, stando a quanto ho letto così brevemente di quello lì. Comunque, questo mi ha sconvolto, mi ha colpito ovviamente per la tematica, e qui torniamo a bomba ovviamente, sulla Russia, sui russi, su San Pietroburgo. David Benioff qui racconta la storia, non ho ben capito se sia un espediente letterario o la realtà, però stando al cognome credo che sia vero, la storia di suo nonno, Lev Benioff, il quale gli ha raccontato più di una volta la storia della sua adolescenza, della sua infanzia, quando visse durante la resistenza russa alla Germania, quindi durante la Seconda Guerra Mondiale, e appunto il nonno Lev Benioff si trovava a San Pietroburgo. Era un ragazzino, era rimasto a San Pietroburgo, laddove molte altre persone erano scappate per via della guerra, perché voleva assolutamente difendere la sua città, c'era questo senso di onore nel cuore di questo ragazzino, e una sera, scovato a rubare dai soldati dell'Armata Rossa, cosa che non si poteva assolutamente fare, a rubare tra l'altro degli oggetti da un cadavere di un tedesco morto, viene rinchiuso nelle Croci, che è una prigione lager praticamente vicino alla Neva, che è il fiume che attraversa San Pietroburgo. E in questo carcere, dove il povero Lev credeva di morire,
di essere ucciso per il suo crimine, tra virgolette, incontra Nikolaj Kolya, un disertore dell'Armata Rossa, che è un ragazzo bellissimo, biondo, con gli occhi azzurri, ed è praticamente uno stronzetto, ecco, per definirla in maniera comprensibile. È una persona molto particolare, uno scaltro, diciamo, un po' fanfarone, un po' chiacchierone, un personaggio che non può non colpire. I due ragazzi, quindi Lef e Kolya, vengono portati dinanzi al comandante e continuano a temere che perderanno la vita quel giorno. In realtà il comandante gli fa una richiesta piuttosto strana, cioè gli chiede di recuperare delle uova. Cosa deve farsene di queste uova? Deve utilizzarle per fare la torta per il matrimonio della figlia. Perché a quanto pare a San Pietroburgo, dato il momento di austerità dovuto alla guerra, non si trovano più uova. Il comandante gli dice: se riuscirete a ritrovare queste uova per me, avrete salva la vita e avrete poi le tessere della nonna, quelle che servono per avere, che all'epoca servivano per avere, per ritirare il cibo. Quindi si faceva questa fila, si presentava la tessera e si aveva il cibo. E quindi i due protagonisti, sono costretti ad accettare e in bacio, cioè, si intuffano in una serie di avventure completamente imprevedibili. Cioè, questo romanzo parte con questa vicenda assurda, quella delle uova, la richiesta delle uova da parte di un comandante, cioè, voglio dire, le puoi andare a cercare tu le uova, no? E proprio si intuffano in maniera avventurosa, una specie di viaggio attraverso la Russia che li porterà a fare delle esperienze veramente incredibili, dove chiaramente l'amicizia dei due protagonisti viene proprio, come dire, messa a dura prova, ma allo stesso tempo si fortifica e si rafforza sempre più durante pagine dopo pagine. Ve lo consiglio caldamente, vi dico soltanto che quando ho finito il libro ci sono stata malissimo, ma male proprio, perché questo è uno dei libri che quando lo chiudi dici no! Davvero, mi ero molto, molto affezionata ai personaggi di questo romanzo, specialmente appunto a Nikolaj. Ultimo romanzo che ho letto, di cui parlo brevemente, non ce l'ho qui perché l'ho scaricato dalla Mediateca, quindi lo avevo praticamente su lettore digitale, è di Elif Batuman, I Posseduti, storia di romanzieri russi e dei loro lettori. Credo che sia questo il sottotitolo, adesso non avendo appunto in mano vi metto qui la copertina. E lo consiglio molto rapidamente soltanto a coloro che appunto sono appassionati di letteratura russa, perché altrimenti questo libro non ha nulla da dirvi. Infatti le critiche in merito alla vicenda raccontata da Elif Batuman, che è una donna comunque, non so, il nome magari non lo fa pensare, però è una donna, sono così specifiche della sua esistenza, del suo percorso, che le critiche si sperticano tra una stella e 5 stelle. Se andate su Goodreads noterete che c'è gente che ne parla malissimo e gente che ne parla benissimo. E molti appassionati di letteratura russa ne parlano male a loro volta perché non hanno apprezzato il modo in cui lei ha trattato la materia. Infatti, Elif Batuman è praticamente un'accademica che ha fatto un percorso di studi particolare, ha imparato il russo, appassionatissima di romanzi russi, specialmente di Tolstoi, quindi non penso sarebbe molto contenta di sapere che hai messa sulle palle. Comunque, ne parla spesso anche in quel romanzo, parla anche chiaramente di Dostoevskij, specialmente appunto dei demoni, da lì viene il titolo di questa sua opera, I Posseduti, Demoni, eccetera, eccetera, e quindi praticamente racconta tutto il suo percorso accademico, tutti gli incontri con i vari intellettuali, letterati, anche e soprattutto russi, che hanno lavorato alle opere dei vari romanzieri russi, quindi da Tolstoj, da Dostoevskij, in questo ambiente molto snob, molto letterario, nel quale spesso lei si è vista un po' come pesce fuor d'acqua. E chiaramente è un romanzo molto ironico, cioè parla di lei, parla di se stessa, delle sue esperienze, anche di esperienze sentimentali, e in più ci ha voluto inserire la sua passione per i romanzi russi, e quindi fa altro non è che una specie di diario, una sorta di diario di tanti stralci del suo percorso accademico, tra l'altro messi in ordine sparso a livello cronologico, in cui lei esprime il suo amore per la letteratura russa e in qualche modo riassume quello che è per lei la possibilità di diventare grandi romanzieri, grandi scrittori, proprio affidandosi alla tradizione passata della letteratura russa. Difatti la Elif Batuman aveva come idea quella di scrivere un romanzo, ma è stata sempre molto bloccata, un po' per la questione accademica, che comunque lei ha sicuramente, come dire, deviato il suo stile letterario da uno più leggibile a uno un po' più scientifico, se vogliamo. Motivo che secondo me ha anche contribuito a far sì che non tutti apprezzassero questa sua opera. Fatto sta che tanto voleva scrivere un romanzo che ha scritto questo, quindi praticamente la storia della sua vita e del suo rapporto con la letteratura russa. Per cui ribadisco, è una lettura molto bella, molto simpatica, mi ha strappato più di una risata, però davvero non lo consiglierei a chi non è appassionato, a chi non ha letto soprattutto Tolstoj, Dostoevskij, perché altrimenti
sarebbe come leggere e sentir parlare di cose che non conosciamo, e tra l'altro ricevereste una caterva di spoiler, perché lei dà per scontato che chi leggerà questa sua storia conosca tutte le trame, quindi chiaramente se voi non avete letto le trame di determinati romanzi, poi vi leggete il libro e vi trovate che avete spoilerato tutto, e quindi insomma non mi sembra una buona idea, motivo per cui secondo me è anche molto stato criticato insomma come lettura. L'ho scaricato perché appunto sono finalmente riuscita ad accedere alla mediateca online, anch'io adesso posso prendere in prestito libri online, la mia vita è finalmente approdata a un nuovo livello, e quindi ho scelto questo per la tematica e niente, ve ne volevo parlare, anche se effettivamente è un consiglio molto per pochi quello che vi sto dando, però comunque mi è piaciuto e quindi ve ne parlo. Il video si conclude qui per il momento, ma nei prossimi giorni vedrete altri video, perché di alcune letture che ho fatto in questo periodo voglio parlarvi nello specifico. Quindi nei prossimi video vi parlerò nello specifico di altri libri che ho letto e di cui mi va di parlarvi in maniera un po' più approfondita. E se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, quindi se siete nuovi siete benvenuti. Se non vi siete ancora iscritti su Instagram, venite a trovarmi anche lì, perché posto spesso foto di libri che leggo, insomma lo tengo più aggiornato perché è più facile postare foto che partorire un video. Anche su Twitter mi potete trovare, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!